Bentrovati amici, consueto appuntamento con l'Indice. È la regione a tenere banco, tenere la prima pagina del nostro telegiornale, perché all'assemblea regionale ieri sera, fino a stamattina, diciamo venerdì mattina fino alla, diciamo, alle 6:30, c'è stata assemblea regionale per approvare il bilancio. Su questo bilancio ci sono state tantissime critiche dalle opposizioni, ma non solo, anche diciamo critiche interne, perché si è capito che si tratta soltanto di un mero calcolo, tanto per pareggiare i conti, senza nessuna possibilità di investimenti, di sviluppo ed altro. Come ho detto anche in altre occasioni, queste sono immagini di repertorio, l'assemblea così piena non si vede mai. Però è importante dire che almeno questa fase è stata superata, cioè nel senso non c'è un altro esercizio provvisorio, quindi il bilancio a tutti gli effetti è funzionante, anche se si tratta di un bilancio meno matto. Che cosa abbiamo portato a casa noi di Ragusa? Perché alla fine dobbiamo dire che accade sempre così, la finanziaria è una tiratina di giacca da una parte e dall'altra, ognuno cerca di portare qualcosa al proprio territorio, qualcuno cerca di aiutare certe categorie che magari hanno chiesto di venire aiutate, insomma è sempre così. E io su questo dico, è politica, non mi preoccupo, perché quando un deputato del territorio si sforza affinché le sue persone, il suo territorio ottenga qualcosa più degli altri, purtroppo è così, è giù, è regola, non possiamo fare altro. Allora perché si dice, le nostre forze politiche, se avessimo forza politica, è così, la forza politica è quella. Quindi non mi scandalizzo, ma Musumeci è rimasto, diciamo, quasi all'angolo, si è trovato in grande difficoltà. In questi giorni abbiamo chiesto sempre a Nello Di Pasquale di raccontarci come sono andate le cose. Questo pomeriggio, appena arrivato da Palermo, lo abbiamo per strada, non è venuto qui in studio, gli abbiamo chiesto di raccontarci di questa finanziaria che è stata approvata in mattinata. Vediamo. Lunedì è iniziato questo l'iter di approvazione della finanziaria, è iniziato lunedì e si è conclusa questa mattina, sì, dopo la notte del giovedì, questa mattina dopo la notte del mercoledì, questa mattina alle 6. E la finanziaria è stata approvata, secondo me malamente, anzi ho detto che in 7 anni che ormai frequento Palazzo De Normanne, davvero questa è stata la peggiore, ma non nei contenuti, proprio la peggiore anche nella gestione. Cioè abbiamo visto un'opposizione, cioè noi che eravamo davvero disponibili, a tal punto che gli osservatori, i giornalisti ci hanno considerato un'opposizione soft nei primi 2 giorni, dopodiché sono impazziti loro all'interno della maggioranza, hanno fatto mancare, hanno bocciato alcuni articoli importanti che hanno messo in discussione gli equilibri di bilancio, e dopodiché poi si è andata avanti. Il problema qual è? Il presidente Musumeci, io già questa cosa l'ho detta più volte, non ha capito che quando si perde la maggioranza o se ne riforma un'altra, o si cerca un'alleanza d'aula su alcuni punti programmatici, o altrimenti si va a votare, cioè, perché lo sanno, si galleggia e noi siamo stanchi di galleggiare, cioè, proveniamo da un governo che non è stato sicuramente tra i migliori, che è quello che anche io ho sostenuto durante la precedente legislatura, siamo stati bocciati per questo, ma davvero siamo andati a finire dalla padella alla brace. Non esiste un progetto di Sicilia, non esiste un progetto di sviluppo della nostra isola,
ma neanche dal punto di vista di idee, cioè non riesce a entusiasmarti. Io ricordo i primi 2 anni di Crocetta, ma almeno con le parole riusciva ad entusiasmarci. Lui non ha davvero un progetto per la Sicilia, ma questo penso che ormai i siciliani se ne sono resi conto, ma qui siamo anche all'ordinaria amministrazione. Una provincia regionale di Ragusa che sta morendo nei servizi essenziali, il personale, e non sono riusciti a ritagliare delle risorse necessarie, nonostante io lo dico da 1 anno e mezzo e l'ho fatto già nella precedente legislatura. Io da parlamentare di maggioranza ho garantito alla provincia regionale di Ragusa un contributo straordinario che ha permesso alla provincia di non fallire. La stessa cosa avevo chiesto a questo governo e a questa maggioranza, ma dormono, non l'hanno voluto fare, non l'hanno capito, non hanno le capacità di farle. La stessa cosa riguarda il consorzio di bonifica, i precari storici dell'azienda ospedaliera e tutta una serie di problemi che noi conosciamo. Per fortuna la legge Suibl e qualche altra cosa ci è passata, perché è passato l'articolo 9 al comma 6, se non sbaglio, che va a prorogare le riserve che avevamo fatto l'anno scorso. L'anno scorso io ho ripresentato, come ormai faccio da 7 anni, un anno è saltato, però gli altri 6 anni questo risultato l'abbiamo sempre portato. Ho ripresentato la legge Suibl, l'ho difesa in commissione come sempre, anche se la commissione non è la mia, mi sono fatto una bella nottata, è diventata riserva, l'ho portata in aula, e dopodiché poi ora è stata prorogata. La cosa buona che viene prorogata sia per il 2019 che per il 2020, almeno un anno resteremo un po' tranquilli. Dopodiché per il territorio poca cosa, quasi niente. Dal punto di vista politico qual è il futuro? Si continuerà così? Avete offerto stampelle, alleanze? Io vi dico, qua non è un problema di offrire stampelle e alleanze. Lui è arroccato, lui è riuscito a perdere la maggioranza che gli avevano dato gli elettori e non riesce a costruire un dialogo con le opposizioni. Le opposizioni sono i nemici da distruggere, le opposizioni sono le persone da isolare, le opposizioni sono le persone con cui non si ci deve confrontare. È un atteggiamento poco democratico. Io questo l'ho denunciato già alcune volte, purtroppo porta a sbattere a lui e porterà a sbattere la Sicilia se non si ridà un tono e se non si ridà un'impostazione. Io sono veramente preoccupato perché noi rischiamo di perdere altri 5 anni, ne abbiamo persi già 10 e 5 rischiamo di perdere 15 anni, ed è davvero assurdo quando vediamo poi che non grandi isole e grandi territori, ma la piccola Malta, che si trova davvero vicinissimo a noi, un piccolissimo territorio, è riuscita davvero a diventare più Stato ed è riuscita a diventare più economia rispetto a noi. Cioè, ed è un territorio piccolissimo con un progetto di sviluppo, condivisibile o no per alcuni aspetti, ma intanto ha un progetto di sviluppo con risorse, con economia, tutti lavorano e qui moriamo di fame. I siciliani devono andare a Malta, così vale per le Baleari, così vale per tante parti del Mediterraneo, e non voglio allontanarmi. Dove si è sviluppato appunto un progetto di crescita dei territori, qui siamo destinati a parlare del nulla. Del nulla e delle cose inutili, perché davvero non solo non ad oggi non abbiamo trovato un presidente che ci ha fatto entusiasmare dell'idea di Sicilia, ma non, dico anche a parole, ma non abbiamo trovato davvero la persona adatta a farci sperare, e più che sperare, a farci realizzare quelli che sono i desideri che i siciliani hanno. Insomma, Nello Di Pasquale non è soddisfatto. C'è stato addirittura qualche momento in cui si è parlato di stampella. Avete sentito Di Pasquale, dice non è il caso, ma il Movimento 5 Stelle aveva offerto il proprio aiuto. Io però voglio dire, ora abbiamo visto tutto, non ci sono problemi, abbiamo visto il Movimento 5 Stelle con la Lega, quindi uno ormai è disponibile a tutto, è un po' come ieri parlando con l'amico Mario D'Asta, diceva no, ma certe cose non si possono fare, io dicevo mettete d'accordo, che so, Calabrese e Massa, dice no, non si poteva fare,
Dico, ma si sono messi d'accordo il 5 Stelle con Salvini e non potevamo, sì, ma dopo, e che non potevamo mettere prima in modo da cambiare il sistema che ora guiderà Ragusa per altre cose, vabbè, è un'altra cosa. Allora, mettere insieme però Musumeci col 5 Stelle, certo, è una situazione un po' particolare, anche perché Musumeci è stato sempre un acerrimo nemico del Movimento 5 Stelle. Ora, non c'è dubbio che per ora ci sarà un attimo di calma, però qualcosa bisogna farla. Allora, c'è qualcuno interviene e dice questa finanziaria c'ha alcune cose buone, però onestamente nel complesso non ha nulla che serva alla Sicilia. È una, diciamo, queste sono scelte difficili, quelli che votano della maggioranza, una finanziaria che alla fine non ha praticamente nessuna strategia e quindi alla fine non è un piacere votare una finanziaria che si tratta soltanto come se fosse un ragioniere, fai conti, alla fine è quello, abbiamo questo e basta. La Sicilia continua a essere in grave difficoltà e ha ragione Nello Di Pasquale quando dice a due passi da noi c'è Malta. Ora non possiamo paragonare un paese di 400.000 abitanti, che tra l'altro è uno Stato, quindi con la sua assoluta autonomia, e una nazione come l'Italia e una regione come la Sicilia. Però non c'è dubbio che a Malta hanno, prima cosa dicevano, vi ricordate 20 anni fa quando io parlavo di Malta, dicevo, erano 4 morti di fame. Ora non è offensivo, in confronto a noi Malta è molto più povera. Ora abbiamo decine di persone che ogni giorno partono e vanno a Malta a lavorare, perché là ci sono i soldi, ed è la nazione che cresce di più, ha una crescita quasi del 6% del PIL. Vabbè. Quindi questa è la situazione politica regionale. Poi si stanno preparando, perché ogni giorno, se voi andate a vedere, ogni giorno ci sono problemi tipo i forestali che vanno lì, quelli che sono impiegati in altra cosa, quelli che il latte. Ora in Sardegna hanno fatto questa polemica del latte, il latte di capra, costa di pecora, no, di pecora, sì, dice costa 60, l'hanno portato a 70. In Sicilia hanno fatto la stessa protesta oggi e nei prossimi giorni sarà a Modica. Modica naturalmente è uno dei cuori, quanti cuori? Un cuore, il cuore della Sicilia per quanto riguarda il latte, e faranno la stessa protesta, butteranno il latte a terra. Perché? Perché il prezzo è troppo basso. Ma anche lì bisognerà capire, gli industriali sono disposti ad andare da 60 centesimi a 70, ma dopo dicono non vi preoccupate, il latte di capra lo compriamo in Bulgaria, il latte di capra lo compriamo in Romania, ma lo possiamo comprare anche in Australia, perché oggi è così. E allora bisogna trovare il tempo, il momento giusto per incontrarsi e vedere cos'è una qualità, una tracciabilità, il fatto che è da noi, e non si può tirare la corda né da una parte né dall'altra, perché è il mercato che detta le regole. Poi vedremo come andrà a finire con la protesta di quelli di Modica. Poi c'è anche la questione delle province, l'ha detto Nello Di Pasquale. Certo, uno potrebbe ricordare quando Nello disse che le province sono uno stupendificio, che era per quelli un poltronificio. Però ci siamo resi conto che senza le province non si va avanti, e questo è un grave problema. Oggi, e poi andremo a parlare anche della questione della banca, oggi a Ragusa c'è stato il sottosegretario Alessio Villarosa, che prima di andare, ecco questa immagine, giusto, che prima di andare a parlare con quelli della banca si è fermato con il commissario Piazza, ecco, vedete le immagini, commissario Piazza che porta, questo è il libro degli illustri ospiti della provincia di Ragusa, gli ha spiegato che siamo arrivati proprio alla frutta, cioè che fra un po' la provincia potrà chiudere proprio i battenti. Questa non è una bella cosa, e credo che la regione siciliana
non abbia anche in questo caso saputo affrontare la situazione, mi dirà Nello Musumeci. Tu che ne sai, io avevo tentato, avevo fatto, ma queste cose si affrontano, dice abbiamo fatto ricorso al TAR, ma bisogna secondo me discutere anche in altre condizioni. Ora stanno accadendo fatti particolari, avete sentito le quattro regioni che stanno chiedendo l'autonomia, Lombardia, Veneto, vogliono avere più autonomia della Sicilia. Noi siamo a statuto speciale, ce l'hanno dato nel 45 questa autonomia, quindi quasi, non vi dico 100 anni fa, ma 60 anni fa è pazza. Che vuol dire? Vuol dire, porca miseria, che gli altri magari andranno avanti perché ora otterranno quello che devono ottenere. Le province in Italia funzionano lo stesso, anzi ne fanno sempre di più, se ne fottono. Noi restiamo qui morti di fame, mentre invece al nord le province tric e ballac funzionano sempre. Ecco, ora il sottosegretario ha risposto anche a qualche domanda, dice cosa dirà al commissario Piazza, perché il commissario Piazza ha detto, una volta che abbiamo un sottosegretario all'economia qui da noi, vediamo di farci dire cosa si può fare. Vediamo cosa dice Villarosa sulla questione province. Le province, sì. Ecco, ci sono delle soluzioni per abbiamo... Sì, abbiamo valutato le proposte che sono state fatte, ovvero quella di dare la possibilità di fare un bilancio previsionale annuale anziché triennale, di poter utilizzare il disavanzo, e tutte queste proposte che non prevedono risorse finanziarie trovano assolutamente il voto favorevole da parte di questo governo. Ora abbiamo fatto una verifica anche di tutte quelle province che non hanno la possibilità di utilizzare un avanzo e quindi dovrebbero essere coperte. Informiamo i cittadini che dovrebbe essere compito della regione, ma lo Stato si sta impegnando anche per essere parte di questa soluzione, e servono circa una sessantina di milioni di euro per poter risolvere il problema, e siamo alla ricerca di queste risorse. Sicuramente il prelievo forzoso fatto dai vecchi governi, quindi non dal governo attuale, è uno di quelle motivazioni che spingono il governo attuale a impegnarsi anch'esso. Effettivamente è davvero una situazione, direi, kafkiana, no? Ci sono le province, devono fare le cose, non c'hanno i soldi, hanno 500 dipendenti noi, 600, 700 dipendenti, lo Stato, avete sentito, fa un prelievo forzoso, dice, ha detto Villarosa, ma non l'abbiamo fatto noi. Ma se non l'avete fatto voi, perché non dite non lo vogliamo più? No! Continuate a prenderlo perché vi serve, com'è possibile? Quindi noi paghiamo le tasse, l'addizionale sulla luce, sulle macchine, che dovrebbero andare alla provincia per i servizi della provincia, poi arriva lo Stato e se li prende forzosamente. Vabbè. Bisognerebbe nasconderglieli. Dai, allora, Villarosa era a Ragusa perché? Perché aveva già affrontato questo argomento qualche settimana fa a Roma, quando gli azionisti della Banca Agricola Popolare, i piccoli azionisti, perché i grandi azionisti sono un'altra cosa. Qua parliamo dei piccoli azionisti, quelli che hanno 15, 20, 10 mila euro, che li vorrebbero in qualche modo, o meglio, non è che li vogliono, perché è probabile che uno possa dire, guarda, facciamo un piano di smobilizzo in 5 anni, e io ti dico che in 5 anni te li do, però la gente non è che li vuole subito, la paura è quella. Cioè, vi immaginate cosa accadrebbe se tutti andassero lì a chiedere i soldi? Certamente sarebbe un danno, però se la banca dice a quelli a un anno, quelli a 2 anni, quelli a 3 anni, quelli a 4 anni, poi vedete che quando la cosa si sistema la gente non ne ha bisogno. Non è che tutti questi hanno bisogno di soldi, sono preoccupati di perdere i soldi. E lì, ecco dove la banca, anche in questa vicenda, ha sbagliato. Piuttosto che mandare una diffida ad un cittadino che si era permesso di dire chissà che, la banca avrebbe dovuto dire troviamo delle soluzioni in modo da... Vabbè, allora stamattina c'era appunto questo incontro e c'era anche Villarosa. Hanno aspettato un po' gli azionisti, perché è arrivato con un po' di ritardo, normale, nulla di male. È andato a parlare col commissario Piazza, quindi quando è arrivato gli animi erano un po' esacerbati, però
Devo dire che poi alla fine tutto si è svolto nella regolarità e le parole del sottosegretario, che ora poi sentiremo, hanno, come posso dire, non calmato gli animi, ma hanno detto c'è una soluzione. Intanto sentiamo un cittadino che era un azionista, un pensionato, che era abbastanza, come si dice, sentiamo. Sono un pensionato di recente, sono stato un insegnante, sono stato un architetto. Allora, siamo qui in questo incontro, cosa vi preoccupa? Perché ho visto siete preoccupati sulla, diciamo, la parte tecnica di questa comunità. Dunque, noi stiamo parlando delle azioni della Banca Agricola Popolare di Ragusa che non possono essere convertite in denaro da parte di questi, della banca non riesce a convertirle in denaro e non viene soddisfatto la richiesta di queste persone che l'hanno acquistata in tutta buona fede e per molto tempo. Adesso qui noi ci siamo per ascoltare i deputati nazionali e regionali che si sono fatti carico nel recente passato, il 21 di gennaio sono stato a Roma nella delegazione che ha incontrato Villa Rosa. E c'è stato appunto questo primo incontro in cui abbiamo esposto a Villa Rosa i nostri problemi. Adesso Villa Rosa ci vuole rincontrare perché ci sono delle novità. In base a queste novità noi ci muoveremo. Una cosa riteniamo che sia assolutamente pregiudiziale a ogni altra azione che il Comitato farà. E questa cosa sta nella trasparenza assoluta e nella lealtà da entrambi le parti, sia da parte degli azionisti sia da parte della Banca Agricola Popolare di Ragusa, perché solo su queste basi noi possiamo, eventualmente che la banca abbia intenzione di farlo, dialogare e cercare un punto di mediazione, di transazione a questa questione che diventa trasparenza. Avete avuto qualche dubbio su questo? Dunque, non a detta mia, ma per quanto mi sembra di capire dagli avvocati, la vendita di queste azioni può essere sotto il profilo legale oggetto di attenzione, per cui forse, ma per quello che io so o che ho sentito dire, la vendita di queste azioni non sempre era possibile e comunque sembrerebbe, per quello che ho sentito dagli avvocati, non era possibile vendere queste azioni a persone che non avevano una competenza specifica del mercato azionario. Ma ora a questo punto, dopo questo incontro, il vostro comitato come cambierà? Perché credo che un comitato che resta così lascia poco, non avete tanto da andare avanti, diciamo. Dunque, se lei si riferisce all'assetto legislativo formale del comitato, in questo momento non le so dire cosa vuol fare il comitato. Io le posso dire che per indole io credo fermamente in una democrazia orizzontale, per cui non mi permetto di fare illazioni su quello che sarà la volontà del comitato. Io posso dire solo quello che proporrei al comitato. Cioè, il comitato deve dare un mandato chiaro, netto ad alcune di noi, ad alcune persone, e questo con dei punti specifici, no? E noi quelli che faranno parte del comitato, non è detto che ci debba essere io, no? Devono portare avanti concretamente le istanze. Ecco, questo devo dire è un modo per cercare di capire come cosa si vuole fare. Avete sentito questo azionista pensionato, dice noi dovremmo comunque creare qualcosa che sia poi fattivo. E io dico, prima che si arriva, perché avete visto cosa è accaduto la settimana scorsa, una parte di questi piccoli azionisti ha organizzato un incontro con gli avvocati che abbiamo avuto ospiti qua in studio e si è parlato, ne ha fatto cenno l'azionista
ci sarebbe da andare a vedere se è vero che le azioni sono state acquistate nel modo giusto, sono state informate le persone, c'è tutta una serie di cose che poi se vanno in un tribunale, allora piuttosto che accendere decine di cause, c'era anche un'altra parte del comitato che voleva fare la famosa azione di classe, class action, cioè il gruppo che opera tutti insieme. Io dico che però, come ha detto il sottosegretario, la cosa migliore è tentare la mediazione, tentare, gli azionisti sono 14.000, va bene, sono 8.000, se però in tutto basterebbero qualche milione di euro, 10, 15 milioni di euro, ma non, ripeto, perché li rivolgono tutti indietro, ma per tranquillizzare, anche perché accade una cosa gravissima ed è il fatto che le azioni perdono. Sulla solidità della banca non c'è dubbio, nessuno ha mai messo in dubbio questo, la banca è solidissima, anzi, questa storia delle azioni però ha creato dei malumori. Questi malumori si possono sedare, calmare, annullare solo facendo un'azione di mediazione e recuperando la fiducia dei piccoli azionisti. Allora, il sottosegretario, noi dobbiamo ringraziare quelli del Movimento 5 Stelle che su questa vicenda si sono davvero messi a disposizione, sono andati a Roma, hanno fatto gli incontri, quindi effettivamente questa cosa serve, quindi li ringraziamo come cittadini. Ora il sottosegretario, quando è arrivato nella sala, ha anche parlato con tutti, si è capito che ci sono delle buone possibilità, vediamo quali sono. Sentiamo Villarosa. Guardi, le soluzioni saranno messe in campo entro un mesetto e mezzo circa. Ovviamente abbiamo contattato Banca d'Italia, li abbiamo incontrati, abbiamo chiarito loro qual è la situazione e ci hanno tranquillizzato, e l'incontro di oggi serve proprio per tranquillizzare e per spiegare ai risparmiatori che il governo c'è, lo hanno visto in questi, negli ultimi decreti che abbiamo fatto, anche sul decreto Carige non c'è un risparmiatore che ha pagato un euro, che è stato azzerato, quindi la giornata di oggi servirà soprattutto per tranquillizzare e far capire che noi ci siamo. Sono tutte soluzioni, capite che ci sono informazioni privilegiate che non, e riservate, che non si possono comunicare così con facilità. C'è un organo di vigilanza che è indipendente, che è Banca d'Italia, e tutte queste soluzioni sono state presentate, siamo stati tranquillizzati dagli organi di vigilanza che stanno appunto mettendo in piedi ciò che è meglio per i risparmiatori per poter ottenere questa liquidità di cui hanno bisogno, al di là dell'attivazione del fondo solidale. Ma la banca l'avete detto? Abbiamo parlato anche con la banca. Vi posso dire che stiamo molto tranquilli. Ma i cittadini possono stare tranquilli? Che i cittadini, se stiamo tranquilli noi, è perché i cittadini possono stare tranquilli. Io non ho azioni della Banca Agricola Popolare di Ragusa, quindi se sto tranquillo nel senso che voglio dare tranquillità a chi oggi è investito in Banca Popolare di Ragusa, ma soprattutto vorrei che ci si tranquillizzasse un po' tutti, perché le banche sono dei sistemi, delle imprese che si basano totalmente sulla fiducia che il cliente dà alla banca, e se viene minata la fiducia la banca inizia a perdere valore e quindi ne risentono tutti gli azionisti, quindi bisogna andare molto cauti quando si parla di queste entità. Questa è Teleiblea. Autoscuola Melinda, Viale Europa 39, angolo via Failla, Ragusa. L'evoluzione e l'innovazione per un nuovo modo di insegnare a guidare tutti i mezzi, dalle auto più piccole alle più grandi, alle moto di varie cilindrate. La nuova autoscuola Melinda, che vanta un arredamento moderno ed originale, garantisce i migliori risultati grazie ad una tecnologia all'avanguardia e alla decennale esperienza della titolare del suo staff. Autoscuola Melinda. Chiedi un preventivo personalizzato per diventare in poco tempo un guidatore provetto e disciplinato. Autoscuola Melinda, Viale Europa 39, angolo via Failla, Ragusa. Insomma, Villarosa ha detto, ho parlato anche con la banca, avete sentito, ho detto, hai parlato con la banca, sì, ho parlato con la banca, ci sono delle soluzioni, non ve le possiamo dare così, diciamo, a microfono aperto, anche perché poi magari qualcuno
ti fa la denuncia e allora lasciamo stare, e alla fine gli azionisti si sono sentiti un pochino più tranquilli. Questa è la verità dei fatti. Andiamo ad altri discorsi e torniamo a parlare delle infrastrutture. Intanto c'è una notizia bella, simpatica, e sono gli amici di Caltagirone, riapre la linea Caltagirone-Catania. Domani alle 11 la riconsegna della tratta ai cittadini. Io devo dire che non lo so se è una tratta a parte o è la vecchia ferrovia che c'era, quella Catania-Palermo che passa da Caltagirone, non mi pare. Però se c'è, ecco, questa voglia di fare e in qualche modo si riaprono delle ferrovie, e perché non cioè, ieri, l'altro ieri, chi erano? Quelli di Italia in Comune parlavano della Ragusa Scalo di Vizzini. Insomma, secondo me, rivedendo alcune cose, diciamo bisogna investire 200 milioni. È il problema della TAV. A proposito di TAV, alla fine del telegiornale, dopo, manderemo in onda la valutazione di Giulietto Chiesa, come al solito, lo sapete, ad alcuni fa simpatia, ad altri no, Giulietto Chiesa che fa un suo commento sulla questione TAV, quindi andrà dopo il telegiornale, dopo Gianni Papa. Allora, questa è una bella notizia. L'altra notizia è la questione dell'aeroporto. Allora, oggi su tutti i giornali è uscita questa storia che la SAC è disponibile a comprare l'Intersac. Oh, che novità! Non lo sapevamo, nessuno se ne aspettava. Dai, vabbè, allora, la SAC è disponibile a comprare l'Intersac. L'Intersac è proprietaria del 65% delle quote della SOACO, quindi dell'aeroporto di Comiso. Fermiamo le immagini, Gia, che poi le dobbiamo. Fermiamo così con l'amico Agen dietro. Allora, quindi la novità è questa: l'Intersac verrebbe acquistata alle quote in liquidazione. Quindi come? Con un tozzo di pane o con i soldi? E questo è il problema. Una volta che la SAC si compra la Intersac, è praticamente proprietaria del 65% della SOACO, che era quello che avevamo detto sempre, no? Allora qualcuno disse a Eriblea: ci andiamo noi ora, noi come Eriblea andiamo subito a comprarci le quote della Intersac. Ora, se fosse una cosa corretta e pulita, potrebbe anche essere, ma non dimentichiamo però che comprare le quote magari a poco vuol dire poi gestire l'aeroporto. Siccome siamo di fronte ad una situazione ben più vasta, perché nella conferenza stampa di ieri il dottor Agen, che ho detto il mago Agen, il mago non è una parola offensiva, il mago perché lui riesce a cambiarti le carte in tavola come se proprio è un prestidigitatore. Perché sapevamo che la Camera di Commercio era nei guai, così come sappiamo che l'aeroporto di Comiso perde 200.000 euro al giorno, lo dicono loro, non lo diciamo noi. La Camera di Commercio era nei guai, lo dicono loro, non lo diciamo noi. L'abbiamo scoperto che invece nella conferenza stampa di ieri la Camera di Commercio non solo non è nei guai, ma vi addubba di soldi. Se ne avete bisogno ve ne dà quanti ne volete. Ora, subito dopo la conferenza stampa, il Vussia, che voi sapete un po', è l'avvoltoio che c'è qua sulla... No? Il Vussia ha detto, ma questi dubbi li avevo avuti anche io, senza sentire il Vussia, mi pare strano. Infatti tanto è vero che ho ribadito quella cosa del fatto che Agen riesce a cambiarci le cose che sembrano fatte, lui è bravissimo, come ho detto io, è un affabulatore, riesce a cambiarti le cose, bellissimo. Allora il Vussi ha detto: facciamo un dibattito pubblico perché siamo convinti che non sia così. Ora, giustamente la Camera di Commercio dice: ma tu fatti i cavoli tuoi, noi siamo
un organismo che va avanti per i fatti propri, d'accordo. Però noi siamo i cittadini della Camera di Commercio, cioè noi siamo a Ragusa, io sono uno di quelli che è stato sempre contrario al fatto che la Camera di Commercio di Ragusa sia entrata nella Camera di Commercio di Catania. Ora, il fatto che allora sapevamo che Catania aveva tanti debiti, ora debiti non ne ha più, io non lo so. Cosa abbiamo fatto? In un anno abbiamo fatto la moltiplicazione dei pani e dei pesci, insomma, questa cosa opposta. Quindi il Vussia in questa vicenda dice, boh, non mi pare molto chiara questa situazione, tant'è vero che ora sentite l'intervista, lo ribadisce, mi sembra che il presidente Agen, accusando anche gli altri di avere fatto storture e cose, praticamente essendo poi lui l'amministratore in qualche modo si accusa da solo. La situazione comunque è chiara, ora lo ribadiremo, la situazione è chiara, sono usciti tutti allo scoperto, la SAC deve essere privatizzata, prima di privatizzare la SAC si comprerà la Intersac è proprietà della Soaco, automaticamente la Soaco diventa della SAC, quindi praticamente la privatizzazione sarà di SAC e Soaco insieme, varrà qualcosa in più, dice, ma noi che vi devo dire, chissà come va a finire. Sentiamo Claudio Melchiorre del Vussia che ha qualche dubbio su questa conferenza stampa di ieri, vediamo. Direi che non è vero che non convince me, non convince la stessa Camera di Commercio. Allora, qui abbiamo un verbale dei revisori dei conti della Camera di Commercio del Sud-Est che dice che i conti non possono essere in equilibrio e che c'è bisogno di alienare qualcosa. Poi c'è un altro verbale del Consiglio della Camera di Commercio con una composizione particolare, perché quasi la metà dei consiglieri non sono andati a questa riunione con all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, né ci sono andati i revisori dei conti, ma viene approvato anche lì un verbale che sostanzialmente concorda con quanto detto dai revisori dei conti in precedenza, e cioè che la situazione non è in equilibrio. Queste informazioni non escono, non sono di pubblico dominio, vengono rese pubbliche attraverso un comunicato stampa del Codacons, che fa parte dell'Assemblea della Camera di Commercio, con tutta una serie di notazioni tecniche, eccetera. A questo punto loro parlavano di default. Veniamo in possesso dei verbali. Che cosa possiamo dedurre, visto che i revisori dei conti e il Consiglio, quindi lo stesso Agen, ha approvato all'unanimità questi verbali? Possiamo dedurre che vogliano vendere l'aeroporto, perché se no sono in insolvenza, in uno stato di insolvenza. Ma non sono io a dirlo, l'hanno detto loro. Quindi se c'è qualcuno che non è d'accordo con la floridezza dei conti così espressa da Agen, è lui stesso. Ci dica qual è l'Agen che dice la verità, il primo o il secondo. Certo, è stato piuttosto ossessivo anche nell'intervista della Sicilia nel disegnare come oppositori, di quelli mi sembra che ci siamo soltanto noi, del Vussia, poi non so chi altri, al momento mi sembra che siamo soltanto noi, ma lui parla di oppositori che avrebbero degli interessi dietro le spalle. Anche questa è una cosa estremamente curiosa. Allora, io sono uno che ha fatto consumerismo per una ventina d'anni, grosso modo, poi adesso faccio il romanziere per conto terzi come ghostwriter e grosso modo sono qui a riflettere sui mali del mondo. Mi hanno chiesto di occuparmi del Vussia, l'ho fatto molto volentieri, come esperto di consumerismo, di consumatori. Quindi devo dire che dietro le spalle al massimo ho la schiena. Lui invece, sono circa 30 anni che è sulla breccia, ha attraversato tutte le gestioni del potere e sempre in una posizione di potere e viene a dire agli altri che hanno chissà quali interessi. Mi si lasci dire una cosa. Agen ha anche detto nella sua intervista
che l'aeroporto va privatizzato per evitare ulteriori scambi inconfessabili di politica, assunzioni clientelari, mala gestione o incapacità di gestione. Ma insomma, noi sappiamo che l'aeroporto è sempre stato gestito dal sistema camerale di cui lui è stato signore incontrastato a lungo, e in particolare comunque negli ultimi 2 anni, 3 anni, soltanto loro avevano avuto la maggioranza assoluta delle quote. Ma quindi queste accuse a chi sono rivolte? A se stesso? Ancora una, ci ha voluto avvertire che hanno fatto assunzioni clientelari, che ci sono stati degli interessi? Io non lo so, ma io credo che Agen si stia dimenticando che parla di se stesso quando parla di queste cose, e mi sembra quantomeno curioso che nessuno glielo abbia contestato. Insomma, mi sembra che il presidente del VC abbia le idee chiare, come ce l'ha Agen, non mancherebbe altro. Ognuno dice, come si dice, ognuno sa quello che c'è dentro il proprio borsellino. Che possiamo sapere noi cosa c'è nel borsellino della Camera di Commercio di Catania? La cosa certa è che sembra strano, avevamo delle informazioni che sono così diverse, non lo so. Per quanto riguarda invece Comiso, l'intervista del sindaco di ieri era chiaro: se non succedono cose strane, se non creiamo chissà che cosa, se questa questione della continuità territoriale andrà avanti, a questo punto c'è anche la possibilità che effettivamente Catania, Comiso, possa prendere aria. Allora, fatevi i conti. Se noi avessimo 3 voli al giorno che vanno a Roma e 3 voli al giorno che vanno a Milano, sono 3 e 3, pagati con la continuità territoriale, quindi la compagnia in qualche modo vive, le tasse di embargo, le handling, tutte queste cose permetterebbero a Comiso di vivere. Certamente questi soldi andrebbero poi alla SAC di Catania, che addirittura, pensate, vorrebbe allungare la pista di Comiso. Dico sì, ma che senso ha allungare la pista che è 2,6 km? Cosa ci vuoi fare? L'intercontinentale? Bene, se diventa tutto l'aeroporto di Catania ci facciamo l'intercontinentale. Questo ha un senso, perché no? Detto questo, chiudiamo il nostro, chiudiamo il nostro telegiornale e vi lascio con un servizio che ha fatto Teresa Guarnuccio stamattina, perché è stato presentato il report della Caritas, che è un report particolare perché guarda soprattutto alle situazioni degli immigrati, le grandi difficoltà che ci sono da noi. Addirittura abbiamo una notizia: molti immigrati che prima erano extracomunitari ma oggi non sono più extracomunitari, parliamo dei rumeni e compagnia bella, hanno incominciato a lasciare questo territorio per andare a cercare lavoro in territori dove pagano di più, perché a noi ora ci considerano sottosviluppati, ci considerano proprio in mezzo ad una strada. È vero, in 5, 6, 8 anni, perché c'è stata la crisi, ma non siamo stati così intelligenti da sopportare questa crisi, ma ci siamo fatti infossare dalla crisi, ragazzi, i rumeni vanno a cercare il lavoro da altre parti, perché manco quello qua gli piace, manco quello qua trovano. Quindi è questo il grande problema, non abbiamo neanche lavori sottopagati, perché purtroppo tante volte sono sottopagati e quindi la situazione è davvero difficile. Sentiamo quest'ultimo servizio, poi ci sarà Gianni Papa con una breve pagina sportiva e poi ci sarà Giulietto Chiesa che parla della TAV, cioè questa guerra che è stata fatta di numeri fra chi dice che serve e chi dice che non serve. Certo, se si potesse sapere la verità, qualcuno dice hanno fatto 1 chilometro, 5, 57 chilometri, noi purtroppo queste cose non le sappiamo. Grazie amici, sentite Teresa Guarnuccio, Gianni Papa e poi Giulietto Chiesa. Ciao a tutti. Questa è Teleiblea. Vite sotto costo, parliamo proprio di
profughi, di emarginati anche fra virgolette, è sotto costo perché in tutti i sensi la loro dignità, la loro personalità è proprio trattata nel modo con pochi spiccioli, in tutti i sensi anche questo. Sì, la loro dignità, la dignità di queste persone è praticamente calpestata. E il motivo per cui all'inizio del mio ministero a Ragusa si era già preparata potremmo dire, il terreno per poter fissare un punto fermo all'interno di questa grande realtà che poi è quella delle serre e dove i lavoratori sono veramente sfruttati. Una delle cose belle che si è riuscito a fare è fare passare il pullman che porta i bambini a scuola e facendo in questo modo, facendoli passare proprio da quel territorio, i bambini hanno avuto anche la possibilità di andare a scuola e di tornare e di alfabetizzarsi, appunto. E di integrarsi in tutti i sensi. Non sono più bimbi invisibili. Sì. Questo lo speriamo e ne abbiamo anche la certezza. Sarebbe anche molto bello fare una discesa proprio lì al progetto Presidio per dare le immagini e per dare soprattutto, potremmo dire, visibilità a questi invisibili, perché sono gli invisibili. Di loro nessuno si occupa, eccetto poche persone come la nostra struttura della Caritas, proprio con un progetto che viene chiamato Presidio, proprio per volere sottolineare che noi ci siamo, ci restiamo e li vogliamo accompagnare. Ma certamente il lavoro svolto riguarda un focus, c'è proprio il capitolo quarto che è tutta un'attività e un'azione, un focus sulla diocesi di Ragusa e sulla diocesi di Noto, perché appunto il progetto Presidio riguarda non solo Ragusa ma anche la diocesi di Noto e quindi i colleghi che va quindi da Marina di Acate a Pachino, Scicli, Avola, con cui appunto siamo in stretto contatto e lavoriamo insieme. Ma diciamo che sostanzialmente è una fascia trasformata che va a impiegare oltre 8.000 lavoratori agricoli. Noi stiamo parlando di una presenza a livello provinciale di 28.000 circa immigrati su tutto il territorio, ma sono, ecco, nel territorio non tutti sono impiegati sul settore agricolo. Noi ci occupiamo soprattutto di coloro che vivono in zone poco raggiungibili, in zone che, come li definiamo, sono isolate e in cui per accedere ad alcuni servizi avvengono delle stranezze che potremmo, e il rapporto cita anche di caporalato dei servizi. Quindi non solo magari uno sfruttamento di tipo lavorativo, abitativo, ma anche di accessibilità ai servizi. Quindi io devo pagare per raggiungere il presidio sanitario, per raggiungere la scuola, con meccanismi che di legalità non hanno nulla a che fare. No? E quindi i nostri progetti presidi, i nostri operatori, la rete del territorio sta cercando, ecco, di far emergere quello che io ho definito l'invisibile, invece che è visibile, perché sono luoghi abitati da persone e vorremmo quindi che le aziende agricole virtuose possano contagiare, sostenere e contaminare anche le aziende che fanno fatica, anche attraverso l'adesione a ciò che prevede la legge del 2016 dell'istituzione delle imprese di rete delle aziende agricole di qualità, che nella provincia di Ragusa stentano. Pensate che sono iscritte soltanto 42 aziende, ma a livello nazionale sono 3.600 su un potenziale di 100.000 aziende. Ecco, su questo anche come diocesi siamo impegnati, quindi non solo a stare vicino ai lavoratori, ma anche con tutta la rete pubblica e privata a stimolare le aziende agricole a fare delle riflessioni comuni del perché alcuni si trovano poi costretti ad agire alcuni meccanismi, ecco, non legali. Sì, ho avuto l'occasione di poter curare questa indagine, questo lavoro di ricerca sul tema dello sfruttamento del lavoro con un focus specifico sull'agricoltura. E,
Diciamo che è un lavoro intanto di tipo scientifico, è un approfondimento scientifico, e quindi un lavoro corposo. Abbiamo pensato ad uno strumento di approfondimento utile per diciamo cominciare a scandagliare in maniera seria il fenomeno nei suoi aspetti fondamentali. E l'occasione appunto è stata data dal progetto Presidio di Caritas Italiana, che è un progetto che mira a dare assistenza legale, amministrativa, sanitaria ai lavoratori sfruttati. Abbiamo avuto l'occasione di poter studiare una banca dati, che è la banca dati del progetto Presidio, che ci fornisce una fotografia molto puntuale del fenomeno. Si tratta di una banca dati con, per gli anni 2016-2017, di quasi 5.000 iscritti, anche se poi i contatti tenuti con i lavoratori sfruttati sono stati molti di più. In questa banca dati, che appunto di lavoratori che si sono rivolti ai diversi presidi, parlo di 18 presidi in pressoché tutto il territorio italiano, con una prevalenza naturalmente per il sud Italia, emerge un fenomeno molto più variegato, articolato, complesso rispetto alla vulgata che si registra negli anni più recenti in Italia. Non c'è solo caporalato, non ci sono solo lavoratori dell'Africa subsahariana, non ci sono lavoratori solo di genere maschile e quindi non ci sono neanche solo ghetti come luoghi, come alloggi, come luoghi di vita. Questo lo testimonia bene proprio il caso ragusano, dove abbiamo in realtà una situazione di, se ci riferiamo all'intermediazione illecita di manodopera in senso proprio e quindi al caporalato in senso stretto, con il caporale che intermedia tra la domanda e l'offerta di lavoro, ecco, nel caso ragusano questa cosa non esiste, perché ci sono rapporti diretti tra il produttore, l'imprenditore agricolo e il lavoratore, così come per esempio accade a Cuneo, dove i lavoratori prevalentemente maschi provenienti dall'Africa subsahariana e spesso espulsi da processi produttivi industriali, lavoratori che sono stati colpiti dai esuberi di personale nelle grandi fabbriche di Torino, di Milano, e vedono nell'agricoltura un settore rifugio. In questi casi sono lavoratori che si muniscono di bicicletta e che vanno direttamente a proporsi nei luoghi di lavoro presso i lavoratori. Nel caso poi specifico, nel caso ragusano specifico, noi non abbiamo neanche lavoratori extracomunitari, quelli oggi al centro delle discussioni sulle migrazioni, ma abbiamo lavoratori prevalentemente comunitari, europei, e quindi principalmente rumeni, oggi sembra soppiantati negli ultimi proprio mesi dagli albanesi, perché i rumeni sono in cerca di condizioni migliori e, potendo circolare liberamente in Europa, possono raggiungere altri stati come la Germania, come la Francia, dove ci sono condizioni di lavoro migliori. Visto che domani gioca una partita fondamentale per il suo campionato in Ragusa, visto che ieri c'è stata questa conferenza stampa del coach Tim Spinger, facciamo una specie di anteprima dell'anteprima sport. Allora, ieri alle 12.30, nella sede proprio al Palaminardi, nella stanzetta di lato, quella che di solito la Passalacco usa per le conferenze stampa, c'è stato questo incontro con Tim Spinger, che è un coach americano di ottima nomea, che è venuto, è stato qui credo un paio di settimane, e ha parlato, ha discusso un po', ha così portato quello che è il mondo della pallacanestro americano qui a Ragusa. Ma oltre ad avere lavorato con le ragazzine, con tutti i vari gradi, le più grandi e poi la prima squadra, questo, diciamo così, lavoro ha coinvolto anche i ragazzi dello scientifico, che lui ha tenuto una specie di lezione magistrale, che veramente i ragazzi hanno seguito in modo particolarmente attento. Lo diceva il professore, se non vado errato, Criscione, che era ieri, che il signore che vedete alla sinistra, Springer, è quello
col maglione rosso, l'altro ovviamente c'è Stefano Passalacqua. Quali sono di questa importanza, come è stato recepito, come hanno apprezzato? Perché? Perché ovviamente quando c'è un professionista di vaglia, un nome, è chiaro che uno si rende conto che non sta parlando Pinco Pallino, che quindi sarebbe bene, anzi è bene, starlo a sentire, perché davvero vale la pena. E nel caso particolare di Springer ha raccontato un po', poi data qualche domanda ci ha spiegato le differenze fra il mondo del basket americano, come sapete loro ci hanno molto a livello studentesco che sono straseguite, poi ci hanno i professionisti. Dice esatto, sì, da noi in America un ragazzino magari parte fin dall'inizio perché vuole arrivare fino in fondo al professionista, da voi in Italia è un po' diverso, ci sono pregi per entrambi i sistemi e qualche problema per entrambi. Certo, è comunque bello che il mondo della grande pallacanestro femminile italiana possa avere o abbia avuto la possibilità di confrontarsi e di prendere, perché nel caso particolare si prende, da un coach di assoluto valore e di assoluta professionalità come Tim Springer. Una bella idea per la quale bisogna davvero fare i complimenti a tutto lo staff della Passalacqua. Chiuso questo, dobbiamo dire che domani, oggi sto recitando venerdì sera, domani a proposito di Passalacqua e di giovani, ci sono le ragazzine, le Giola, le Irene, la squadra di Serie B che ha il derby con l'Ad Maiora di Aldoleggio. Quindi una stracittadina, si gioca alle 18.30 al Palaminardi, tra la Passalacqua o le Irene, chiamiamola come vogliamo, che rischia davvero seriamente, credo ancora più che seriamente, proprio è proprio sulla strada giusta, di andare per il secondo anno di fila ai playoff. Che cosa vuole dire? Beh, ora non, sinceramente non lo so, non so con che idee ci si fa, è una squadra giovane, una squadra però che ha giocatrici che quest'anno sono state utilizzate più di una volta in A1 ad alto livello, quindi è chiaro che ha delle giocatrici, degli elementi che sono di un notevole peso, ma è stata fatta per permetterci Ivan Baglieri e Gianni Lambrusco per far sì che si possa cercare di creare un, come si può dire, un humus dal quale, o comunque un raccolto dal quale possa eventualmente tirare fuori qualche cosa dalla prima squadra, o che comunque sia la dimostrazione che si lavora veramente a 360 gradi. Anche lì stanno andando benissimo, domani c'è questo derby, la De Maiora è una squadra che ha i suoi problemi a livello classifico, ma anche quella è fatta per il piacere di farlo, però è una squadra che è andata bene, ha un punto solo perché partiva con 3 punti di penalizzazione, ha vinto 2 gare, è una squadra che è partita, diciamo, col freno a mano tirato, ma piano piano è migliorata. Quindi domani alle 18.30 questo, ovviamente poi sappiamo che la Passalacqua giocherà domenica, ma questo ne parleremo domani. Gioca domani ed è importantissimo invece il Ragusa Calcio, perché dopo un periodo nel quale effettivamente le cose non è che siano andate poi nel modo, dalla partita col Pozzallo in poi, sfortunata la sconfitta, poi c'è stato un pareggio interno inatteso, una cosa l'altra, per fortuna l'Enna ha praticamente fatto di tutto per togliersi lei dai piedi, ma il fatto che si sia levata l'Enna non ha risolto il problema, perché è spuntato il Belvedere, e il Belvedere è una squadra che è davvero pericolosa e giocherà domani. Prima però bisogna complimentarsi con i ragazzi del presidente D'Amico e di Raciti, l'avevo invitato, dice che è impegnato, non è potuto venire, Filippo Raciti, il tecnico, che pareggiando ad Acque Dolci hanno superato il turno, ora sono fra le 4 squadre che devono giocarsi la Coppa Sicilia. Perché è importante, lo sappiamo tutti, perché la Coppa Sicilia al vincitore dà la possibilità di essere promosso come se avesse vinto il campionato. Noi ci auguriamo che il Ragusa sia promosso per i fatti suoi direttamente, ma è tutt'altro che da disprezzare la Porta Carrara, che sarebbe un modo di mettere comunque al sicuro in cassaforte l'anno prossimo in Eccellenza. Complimenti intanto, e poi staremo a vedere come saranno gli accoppiamenti e come si svilupperà la situazione. Per quanto riguarda il Ragusa, dicevo, una partita che si gioca alle 15, partita molto importante, perché il Ragusa ha 4 punti di vantaggio, ma non ha riposato, a differenza del Siracusa che già l'ha fatto, per cui praticamente Ragusa ha una partita in più. È vero che nessuna legge dice che quella volta che lei gioca e Ragusa sta fermo deve per forza vincere, però diciamo che potenzialmente potrebbe essere un punto. Ecco perché diventa davvero importantissima, non dico fondamentale o vitale, però è chiaro che sarebbe un passo in avanti davvero enorme,
questa partita che è uno scontro diretto un po' improvviso, un po' inatteso sotto certi profili, perché fino a 3-4 domeniche fa lo scontro diretto c'era stato ed era stato vinto da Ragusa, era con l'Enna. L'Enna poi ha fatto Caragiri, ha perso in casa, chiaramente poi ha subito il contraccolpo di questa sconfitta e adesso è a 6 punti, a parità di partita rispetto a Ragusa. Certo, in teoria potrebbe rientrare in corsa, però ovviamente le viene difficile perché ha due avversari davanti, il Belvedere e Ragusa. Quindi, per chiuderla qui con le chiacchiere, è chiaro che la partita di domani ha un'importanza fondamentale ed è ovviamente altrettanto chiaro, facilissimo dirlo, che diventa proprio uno di quei punti cardine, uno di quei di quelle basi sulle quali appoggiarsi la presenza del pubblico. Devo dire, bisogna dargliene atto, ed è un merito di questo Ragusa, uno dei tanti per carità, che è riuscita a creare una certa quantità di tifoseria. Le cifre in assoluto sono, meglio che non ne parliamo, però se le poniamo in relazione al da dove si viene, è chiaro che hanno un significato, perché c'è la cinquantina fissi che sono gli ultra, roba simile, c'è stata una partita dove ci sono stati 700-800 spettatori, ci sono la media sono 200, roba simile, sono gente che segue anche la squadra fuori, quindi diciamo che si è ricreato uno zoccolo duro, per usare una frase brutta ma tra l'altro strausata, diciamo un gruppo fisso sul quale la squadra sa di poter contare come supporto di tifo e di passione. Benissimo, io ne sono estremamente contento, benvengano cose del genere e soprattutto mi auguro che crescano, che aumentino, che diventino molto molto più ampie, in modo tale che questo zoccolo duro aumenti, sia un enorme zoccolo duro. Intanto domani la squadra si è preparata, si sta preparando con molta attenzione, con una grossa carica, Filippo Rositi, un tecnico della Santa, una partita che, ripeto, se fosse vinta come ci auguriamo, beh, ragazzi, 4 punti a poche partite che mancano, vorrebbe dire davvero tanto, per non dire tantissimo, e quindi ci auguriamo che tutto vada come deve. Questo per quanto riguarda il sabato, ripeto, c'è questa e poi c'è la partita delle ragazzine, delle squadre di Serie B, sono giovanissime tutte e due, e la passa l'acqua, la Irene e l'Aurora che giocano alle 18:30. Poi domenica passa l'acqua fuori, Marina fuori, e invece domenica è la giornata del rugby, perché alle 12 c'è la seconda giornata della pool promozione in cui